Con il termine origami si intende l'arte di piegare la carta. La parola origami deriva da due termini giapponesi, oru e kami. Il primo significa piegare e il secondo carta. La parola ci indica quindi cosa ci è consentito fare, ovvero solamente piegare. Quindi non possiamo né tagliare né incollare. La parola stessa ci dice anche che cos'è effettivamente un origami, ovvero carta piegata. Ma cosa c'entrano gli origami con la matematica? Tutti gli origami si basano su assiomi matematici, gli assiomi di Uzita-Hattori. Questi descrivono le operazioni consentite nel piegare la carta. Vediamoli insieme. Il primo assioma ci dice che dati due punti P e Q, esiste un'unica piega che passa per entrambi. Ovviamente abbiamo costruito la retta passante per i punti P e Q. Il secondo ci dice che dati due punti P e Q esiste un'unica piega che porta P su Q. Questa piega non è nient'altro che l'asse del segmento PQ. Il terzo ci dice che date due rette L e M esiste una piega che porta L su M. Questa piega non è nient'altro che la bisettrice dell'angolo formato dalle rette L e M. E ancora, il quarto ci dice che dati un punto P e una retta L, c'è un'unica piega che passa per P e piega L su se stessa. Eccola qui. Questa retta che abbiamo creato, questa piega, non è nient'altro che la perpendicolare alla retta L passante per P. Il quinto assioma ci dice che dati due punti P e Q e una retta L, esiste una piega che porta Q su L ed è passante per P. Eccola qua. Il sesto ci dice che dati due punti P e Q e due rette T e S esiste una piega che porta P su T e Q su S. Eccola qua. Il settimo e ultimo assioma ci dice che date due rette M e L e un punto P esiste una piega che porta P su M ed è perpendicolare a L. Eccola qua. Spero di avervi incuriosito. Ti invito a mettere un like di supporto e ad iscriverti al canale per sostenermi in questa avventura. A presto!